seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo rope è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Qua al bagno, quando si può fare il bagno? Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo, in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatevi toccare. Sto staccando un momento di devo, perché sono le Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. E così è, amici miei italiani nel mondo, siamo giunti al 2 dicembre. Tanti auguri a Riccardo che diventa maggiorenne quest'oggi, il mio nipotone, spero che sia all'ascolto. Gli faccio un augurio di felice ingresso nel mondo degli adulti. Di solito si deve esordire, ai tempi c'era il cinema per adulti, quello che insomma non era consentito, oramai insomma basta con un telefonino cliccare su YouPorn e già hai diciamo un accesso garantito già dalla tenera età, insomma lasciamo perdere, ecco. Va bene, quest'oggi vogliamo parlarvi in questa rassegna stampa in compagnia di Enrico, che è appunto colui che vi sta parlando, questa piattaforma multimediale che si chiama ID Italia, questo nome che ha fatto impazzire molti a partire dalla mia amatissima madre, che saluto, e a vari personaggi famosi. Sì, è un po' complicato. Quest'oggi invece vogliamo parlarvi, in particolare, come abbiamo accennato, di questo tema che si sta
sviluppando tra vegani e non vegani e coloro i quali invece vorrebbero continuare o poter continuare a consumare senza essere troppo diciamo vessati la carne, che come sappiamo fin da bambini veniva consigliata la fettina. Ecco, ora si stanno scatenando nutrizionisti di tutte le specie. Comunque noi iniziamo, perché noi vogliamo farvi ridere anche, iniziamo con un qualcosa di più light. È un grande, un mio omonimo, però potrei semplicemente lustrargli le scarpe. In comune abbiamo la passione per i rally e la passione per l'umorismo. Enrico Brignano al ristorante giapponese dedicato a te, Matteo, ascolta bene. Vai Enrico, prego, facci molire dalle lisate. Noi infatti oggi siamo così esteriofili che andiamo a prendere roba nel Pacifico, per cui ci piace molto la cucina giapponese. Faremo carte false per andare a mangiare la cucina giapponese, che poi andare a mangiare la cucina giapponese non è una cosa come andare in pizzeria, è un rituale, devi prenotare perché è sempre tutto pieno, per cui quando arrivi senti già che è una ritualità, senti proprio dai suoni, sono dei suoni proprio tu entri, un'atmosfera cupa, il ruscello d'acqua, una sfilza di piatti finti, tu dici ma che lascia una roba qua, poi va a toccare, sono tutti di vetro resina, cameriere, salve, abbiamo prenotato, non so assurdo. Ah sì, del lago, dove la bacio, oggi mi ta bacio, allora deve scappa. Sì, bisogna togliersi le scarpe, quindi tu c'hai paura che c'è il calzino bucato, ci vuoi vedere, quindi tieni rattrappite le dita e cammini così, con le scarpe in mano, tutti ti guardano, ti guarda quello così giovane, già deve fare fisioterapia, poverello. Oh, lago, andiamo bene, che dopo ci sono andata, hanno venuto ad un stesso tavolo, segnato, aspettato il camo, veng. Ti piace amore? Sì, sì, tantissimo. Si sente lei grida, che stanno facendo? Hanno ammazzato il cameriere, non lo so. Poi arriva subito, arrivano i piatti, e che ti arriva di piatti? Ti arrivano i soliti piatti, gli osomaki, uramaki, nigiri, wakame, edamame, wasabi, che è wasabi? Wasabi in antico giapponese, in antico significa wasabi, gomma verde, già masticata da un altro, staccata da sotto al banco di scuola di quando eri ragazzo. Questo è allo stesso sapore del banco, lo stesso. E lì ti danno cose semplici, ti danno solo due o tre passi, sono il pesce fresco, pesce vivo, ti danno il pesce vivo proprio con la garanzia, il pesce stesso ha detto, io sono vivo, guarda, sono vivo per miracolo, perché stavo morendo dalla paura, pesce vivo e alghe, noi al ristorante giapponese ci mangiamo le alghe, al mare se ci sono le alghe nemmeno ci mettiamo il piede, al ristorante noi le mangiamo le alghe, lo scoglio, il pattino, una signora con una sedia a sdraio, al giapponese se mangiamo tutto, l'importante è che sia fresco, fresco, perché lì il pesce è fresco, perché c'è il cuoco che non è un cuoco, è un samurai del periodo di Mingo, era un giapponese napoletano che era arrivato Agashi, Veneta. So, Mingo, lui Suzuki Sakamoto va a prendere il pesce fresco al porto. Lui Sakamoto lo va a prendere al porto, pesce fresco. Sakamoto ci mette un attimo a prendere il pesce fresco. Sakamoto è un maestro di arti marziali, si prepara, prende il pesce, prende una cernia. Un allucato pesce vino, un zicchio, quinta, la cerna, non guardare,
come mette scuola in sotto si tu sangue ui senza i tu una lama lucente che brilla alla luce dei fari. Ma senti qua! Il pesce dice, Madonna santa, che guaio che ho passato io. Io non ci volevo passare, però lo sapevo che era nesca sti fide una mignotta. Lo sapevo io. In un attimo divide le lische da una parte, le scaglie da un'altra, l'occhio da un'altra parte, i denti, divide. Lascia solo il pesce pulito tagliato a fette precise. Precise, fettine fine di pesce precise, perché il giapponese quantomeno è preciso. Non solo, il giapponese è stacanovista, il giapponese è disciplinato, è impassibile, non commette mai errori. E se li commette, si mortifica, il giapponese si autopunisce. Oh, se metti caso per sbaglio e taglia una fettina della coda un po' più fina. Che succede? Quando? Sagamo, cosa? Yamaga, so giù. Kimko, Yako. Oggi fatto una fetta più piccina. E come mai? Cosa ci sono? Stavo degli anni che si è espulsato me. Onda, che già fa? Onda! Ma già ci dice, no, sì, ma già ci dice. Ma se c'è la scala, signora, ma ci sbagliato, ma fa un cacchio di bimbo. Forse scula, o sa camata. Non si ascolta, mamma, con lo stesso coltello del pesce, tra, fa carichiri e muore. Però la soddisfazione di aver mangiato leggero c'è, perché tu mangi leggero. Oh, e